Salve a tutti. In questo video vedremo un altro concetto base della tattica, l'infilata. L'infilata è in qualche modo simile all'inchiodatura che abbiamo appena visto come termine scacchistico. Difatti, anche in questo caso, ci sono due pezzi sulla stessa linea di attacco. Il primo viene attaccato e se si muove lascia in presa quello dietro. Soltanto la differenza tra infilata e inchiodatura è che nell'inchiodatura il pezzo di minor valore sta davanti, cioè quello che subisce l'attacco diretto. Viceversa, quello di maggior valore sta dietro e quindi subisce un attacco a raggi X. Nell'infilata il pezzo di maggior valore sta davanti, quindi subisce l'attacco diretto. Viceversa, il pezzo di minor valore sta dietro e quindi subisce un attacco a raggi X. Come per l'inchiodatura, anche per l'infilata, siccome l'attacco avviene lungo una linea, che sia colonna traversa o diagonale, i pezzi che possono effettuare un'infilata sono i soliti dell'inchiodatura, quindi torre, alfiere o donna. Ok, partiamo con questo semplice esempio in cui la mossa sta al bianco e entrambi i giocatori hanno la stessa quantità di materiale. Tuttavia qui il bianco, sfruttando un'infilata, può vincere materiale e passare in vantaggio. Vediamo se vedete la mossa, mettete in pausa. Dovrebbe essere facile. Ok, la mossa giusta è torre a 8. Vedete, la torre sta dando scacco, attacca il re, sulla stessa linea dietro c'è la torre avversaria. Quindi prende di infilata re e torre. A questo punto, ovviamente, se il re nero salva il proprio re, lo deve fare per forza. Ad esempio, spostandolo in E7, il bianco guadagna la torre. Quali altri metodi ha per sfuggire a questo scacco il nero? Quello di frapporre la propria torre, ma comunque il bianco prima la prende, poi cattura anche l'altra, quindi così andrebbe addirittura peggio. Ok, abbiamo detto che non solo la torre ma anche la donna e l'alfiere possono dare l'infilata, difatti vediamo questa posizione molto simile, come con mossa al bianco, il bianco vinca con la stessa manovra. Anche qui il bianco prende di infilata re e donna, giocando donna a 8. Il nero è costretto a salvare il proprio re, quindi lascia la propria donna in presa e il bianco nel materiale vince. In entrambi i casi che abbiamo visto si può parlare di infilata assoluta, perché il pezzo che viene preso di infilata è il re. In questo caso ovviamente subisce uno scacco e questo forza la manovra del nero. Nei casi di invece infilata relativa, dove il pezzo che viene preso di infilata non è il re, l'avversario, in questo caso il nero, avrebbe più scappatoie per salvarsi, lo vedremo dopo. Vediamo anche questo caso in cui l'infilata viene data dal bianco con l'alfiere. Mossa al bianco, qui facilmente può guadagnare materiale giocando alfiere B2. Che succede? L'alfiere attacca il re e a raggi X la donna. Questa è un'infilata assoluta, perché il primo pezzo che è davanti all'alfiere è il re. A questo punto nero può solo ritardare la manovra del bianco, perché anche se interpone questo pedone E5, il bianco lo prende e replica l'infilata. Quindi alla fine il bianco guadagna la donna per l'alfiere e il nero riesce a vincere facilmente. Vediamo ora questo esempio leggerissimamente diverso. Abbiamo aggiunto il pedone D6 per il nero e vediamo come stavolta l'infilata non funzioni. Infatti dopo alfiere B2 il nero può giocare E5, interponendosi sulla linea d'attacco dell'alfiere. Stavolta il pedone è difeso dal pedone D6, quindi il bianco non potrà fare più nulla. Ed effettivamente questa manovra di interporre pezzi sulla linea d'attacco funziona sia con, come abbiamo visto ora, con l'infilata, che come avevamo visto nel video precedente con l'inchiodatura. Quindi interrompendo in qualche modo l'attacco del pezzo infilante o inchiodante, la parte che sta subendo questo attacco si può salvare. Vediamo infine questo esempio per capire un po' meglio quali sono i metodi che possono essere utilizzati da chi subisce un'infilata, in questo caso un'infilata relativa. Supponiamo che qui il bianco giochi torre F3.
l'idea di prendere l'infilata donne e alfiere. Questa è un'infilata relativa perché il primo pezzo è essere attaccato e la donna e non il re. Quando è il re ad essere attaccato per primo si parla di infilata assoluta. In questo caso il giocatore che subisce l'infilata ha delle manovre difensive in più, perché al limite si può anche disinteressare di spostare la donna e spostare il pezzo che c'è dietro, proprio perché non è scacco. In questo caso il nero può addirittura giocare alfiere c5 scacco e così guadagnare un tempo. Quindi un po' come avevamo visto per l'inchiodatura, anche nel caso dell'infilata bisogna stare molto attenti a eventuali scacchi che possono essere dati dal giocatore che subisce l'infilata, che lo possono salvare. Difatti a questo punto, dopo che il re bianco si è spostato, qui il nero ha guadagnato una mossa e può salvare la propria donna, ad esempio mettendola in e6. Alternativamente ci sono anche altre manovre. Si può spostare anche il primo pezzo attaccato, in questo caso la donna, dando scacco, ad esempio donna c5. Quindi il bianco deve parare lo scacco, sposta il re e a questo punto, avendo guadagnato un tempo, nero può decidere di spostare l'alfiere anche se non è necessario, in quanto è già difeso dalla donna che si è appena spostata. Oppure ancora si può interporre un pezzo all'infilata, ad esempio torre f4, bloccando così immediatamente l'attacco d'infilata del bianco. Oppure ancora si può spostare il pezzo attaccato direttamente in una casa dove attacchi un altro pezzo, dove magari minacci qualcosa tipo un matto o simili. Ad esempio si potrebbe spostare la donna in b5. Così che se il bianco cattura l'alfiere, il nero si rifà immediatamente catturando l'alfiere avversario. Infine si può spostare il pezzo che viene attaccato direttamente in modo che difenda il pezzo posteriore. In questo caso è possibile perché l'alfiere vale meno di una torre, quindi il bianco non avrebbe nessun vantaggio a catturare l'alfiere se questo è difeso. E lo si può fare ad esempio con donna c8. Il bianco non può più catturare l'alfiere perché verrebbe meno la propria torre catturata dalla donna. Ok, per questo video è tutto. Spero vi sia chiaro come funzionano queste infilate. Se avete dubbi, fatevi vivi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.